Decisamente sì, il bilancio è positivo, è il frutto di un controllo, di un monitoraggio che è stato fatto in questi 3 anni e che oggi dà i risultati che ci si augurava, ma naturalmente vengono ufficializzati da ARPA con delle collaborazioni realizzate sul campo con professionalità e eccellenze presenti. E intendiamo andare avanti in questa direzione, intendiamo anche adattare la nuova convenzione che andremo a sottoscrivere nei prossimi giorni alle nuove esigenze e alle modifiche intervenute sul territorio. È uno strumento importante che serve alla certificazione di qualità del nostro ambiente. Se pensiamo alla promozione del nostro territorio, delle nostre bellezze, e quindi a un'azione di marketing molto forte, non possiamo non tener conto di quelli che sono i risultati acquisiti, e questo lo facciamo con quindi maggiore convinzione. Ma è anche uno strumento utile e importante a far sì che ai prossimi impegni che mi auguro a cui saremo chiamati a rispondere, penso per esempio alla centrale di Cerano, noi possiamo arrivare con dati aggiornati, scientificamente riconoscibili e quindi con maggior forza per far valere quelle che sono le istanze e le esigenze del territorio.